Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale video di Notebook Italia. Oggi parleremo di un dispositivo, l'Amazon Kindle Fire, un tablet 7 pollici prodotto da Amazon con OS Mobile Google. Sebbene venga distribuito con un sistema operativo fortemente personalizzato dal produttore, andremo a vedere il tablet come si comporta con l'ultima release di Android 4.03 Ice Cream, e che è stata sviluppata appositamente per questo tablet grazie alla Team Challenge. Come detto, andiamo a vedere l'esperienza Android pura con grazie appunto alla Challenge Mode. Abbiamo presente la lock screen tradizionale di Ice Cream. La prima cosa che ci colpisce è la nuova interfaccia di Ice Cream, completamente diversa da quella che fornisce Amazon con il suo carousel. Troviamo appunto le classiche icone, i widget, e la possibilità di andare a inserire degli sfondi animati. Oltre ai widget, troviamo il nuovo sistema delle impostazioni del centro notifica, che ci permette anche di andare a eliminare le notifiche, andare a selezionare in maniera molto veloce il wifi, rotazione schermo, luminosità, volume e andare direttamente in impostazioni. Andiamo a vedere subito le impostazioni con le informazioni sul tablet. Come vedete abbiamo Amazon Kindle Fire versione Android 4.03. Per quanto riguarda invece la memoria, abbiamo a disposizione 1 giga di memoria interna per le applicazioni e 5 giga di SD non espandibile. Passiamo invece a vedere il menu grazie al nuovo launcher di Ice Cream è molto molto fluido e sono presenti anche i widget. Scegliamo il widget che preferiamo, andiamo a inserirlo in una schermata. I widget sono tutti quanti ridimensionabili in maniera molto veloce. Per quanto riguarda invece la memoria RAM, abbiamo 512 MB di RAM. Per esempio, andando ad aprire un po' di applicazioni, vediamo adesso il market, classico market Android aggiornato all'ultima versione. Troviamo molto molto fluido, troviamo tutte le applicazioni che desideriamo, fatto molto molto bene. Come detto appunto, anche aprendo molte applicazioni, adesso vediamo la galleria. Galleria si sincronizza subito con tutte le nostre foto di Picasa, di Google Plus, ha delle bellissime animazioni, tutto molto fluido. Vediamo ad esempio qualche foto del Kindle Fire. Vedete, le animazioni molto belle, fluide, senza nessun lag. Possiamo passare da una foto all'altra anche in questo modo. E la transizione avviene in maniera veloce, così come il pinch. E vediamo come, una volta aperte le diverse applicazioni in background, le troviamo tutte quante in questo menu del multitasking. E nonostante abbiamo aperto alcune applicazioni, possiamo andare a vedere la RAM come sia, diciamo, ancora non sfruttata al massimo. Abbiamo buttato 276 MB utilizzati e 143 liberi, quindi i 512 MB che ci fornisce Amazon sono abbastanza, nonostante io abbia attivato il rendering della GPU, ovvero l'accelerazione hardware delle applicazioni tramite appunto le impostazioni che aumenta il consumo di memoria da parte del sistema operativo. Vediamo adesso il client Gmail, sempre stiamo facendo una panoramica delle applicazioni Google. Client Gmail molto ben fatto e che si adatta bene ai 7 pollici del tablet.
abbiamo la gestione multi-account e tutte le ultime novità del nuovo client. Come potete vedere, passare tramite swipe da una mail all'altra senza alcun problema, e poi andare a riprendere tutto quello che stiamo facendo. Come vedete, tutto avviene in maniera molto molto veloce. Andiamo ora a vedere il client YouTube, un'altra delle novità di Icecream, sebbene sia molto simile a quello di Onicom, che ora è possibile vedere anche su tablet 7 pollici. Come potete vedere, è molto carino, molto ben fatto. Una volta che si è stabilizzato, va molto molto bene. Proviamo a vedere un video. Mentre vediamo il video, possiamo andare a modificare il volume in maniera molto veloce tramite le impostazioni di Icecream. Possiamo andare a modificare la luminosità dello schermo. Dopo aver visto come si comporta l'applicazione YouTube, possiamo adesso alla funzione principale di un tablet, che è quella di browser web. Andiamo a caricare la pagina di Notebook Italia. La pagina degli indici degli articoli, e come potete vedere Pixel Zoom si comporta davvero in maniera egregia. Proviamo a aprire una notizia, Galaxy Note va in bianco, e come possiamo vedere il rendering è molto veloce e il display permette di avere un'esperienza web molto molto gradevole. Andiamo ora a vedere un gioco come Guerrilla Bob, in modo da far vedere come è possibile giocare anche con un tablet che comunque viene definito di fascia medio-bassa, e nonostante questo il tablet avrà un buon frame rate e non presenterà nessun rallentamento. Come vedete, l'esperienza gaming è molto molto piacevole e non vi è alcun problema né con il multitouch né con con il processore grafico. Ora invece a Dungeon Defenders, un gioco di gaming leggermente più impegnativo.
forse non è del più comodo per giocare, però fammi vedere se è coltivato. Notifica e prendiamo il gioco. Recensione è scritto a proposito dei mesi di utilizzo del file, durante i quali ho avuto la possibilità di utilizzarlo con diverse ROM che vanno da Android 2.3 fortemente personalizzato da Amazon, che è la ROM stock del tablet, fino alle ROM sviluppate dagli sviluppatori del team Changemod, Mood, ovvero la Android 2.3.7 e Android 4.03 Ice Cream Sandwich. Ho preferito farvi vedere quest'ultima perché, sebbene sia ancora in fase beta e necessita ancora di qualche settimana di sviluppo per arrivare alla stabilità, permette di vedere quelle che sono le reali potenzialità del tablet. Ho preferito invece non far vedere la ROM che offre Amazon, in quanto troppo integrata con i servizi offerti dall'azienda negli Stati Uniti e poco utilizzabile in Italia. Sicuramente tra i vantaggi del Amazon Kindle Fire trovano il processore dual core e l'ottimo schermo che non fanno sentire sicuramente la mancanza di tablet più importanti, però la mancanza di fotocamere, Bluetooth, GPS e persino del microfono non fa riflettere prima dell'acquisto. Ad oggi però trovo che per 170 euro è difficile trovare soluzioni migliori e trovo che questo sia il dispositivo giusto per coloro che vogliono provare un tablet senza effettuare spese folli e che sono comunque legati al mondo di Android.